presepe vivente è una memoria francescana. Poi nel 500 a Roma un grande personaggio, Filippo Neri, San Filippo Neri, fece gli oratori dove invitava bambini, adulti a cantare. Le persone più semplici, attraverso il canto e la musica, riuscivano ad emanciparsi. Un paio di secoli più tardi a Napoli, Sant'Alfonso Maria dei Liguori faceva la stessa cosa. Queste canzoni attraversano l'Italia, attraversano la storia del nostro paese, e per questo che in questo programma abbiamo voluto inserire due lauri di San Filippo, che sono legate al tempo che stiamo vivendo e che vengono da noi interpretate con lo spirito che crediamo sia più originale per questo genere di canti. Sono canti popolari, canti che portano gioia per l'arrivo del bambino Gesù. Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
quella ragazza è una ragazza del 35 anni.